Ste, tutto a posto. Senti, allora mi aiuti a modificare questo skate che non è niente di che. Lo skate? Forse non ci siamo capiti. Quanti giocattoli modificati hai? Vieni che ti faccio vedere. No, è il grillo parlante. Ce l'avevo quando ero piccolo, lo sai? Questa operazione o arte si chiama circuit bending ed è l'arte proprio di creare dei cortocircuiti all'interno dei giocattoli, giocattoli soprattutto degli anni 80, ma anche giocattoli anche moderni, con lo scopo di creare dei nuovi generatori di suono utilizzabili anche in musica. Questo è pure modificato, no? A voglia. Sì, infatti anche tutti. E come funziona? Normalmente funziona come qualsiasi giocattolo. Certo. Però se li attivi gli switch montati. Gli switch sarebbero questi, gli no? Switch, le levette o anche i pulsanti o anche le manopole, cambi il suono originale. Questo è il suono originale. Ok. Se li attivi le levette. Ah, distorce totalmente il suono. Distorce tutto e crea dei suoni confusi all'interno del circuito. Poi chiaramente ognuno è libero di utilizzarli come vuole, c'è chi magari li campiona e li utilizza in alcune tracce, magari un suono in particolare, oppure c'è chi magari lo utilizza per l'intro ad un pezzo. I cortocircuiti sono pilotati attraverso questi componenti che sono levette o manopole o pulsanti. E con questi puoi attivare o disattivare le modifiche. Ecco, si è appena svegliato. Come ti è venuta in mente questa cosa? L'ho scoperta per caso su internet tramite un sito che era dedicato esclusivamente a quest'arte e da lì poi mi sono appassionato, sì, perché comunque era un mondo totalmente estraneo dal mio, perché no, venivo dal rock, dall'indie, quindi non avevo conoscenze. Sì, non avevo conoscenze di elettronica. Oh, allora ragazzi, vi volete accomodare? La maggior parte dei giocattoli io li recupero o tramite internet, tramite mercatini su internet o anche utilizzo i mercatini dell'usato qui nella mia città o anche altri negozi un po' più piccoli dove riesco a recuperare qualche giocattolo magari non usato però nuovo che si può comunque modificare. Il karaoke di Barbie, per esempio, che ha un circuito di un delay o di un eco e con il quale puoi parlare col microfono e modificare anche il tempo del delay o il feedback e quindi utilizzare un suono un po' più lungo. Spettacolare. Questa è una tecnica particolare che si utilizza nel circuit bending, che si chiama rehousing, cioè inserire il circuito preso, estrapolato da un giocattolo e inserito all'interno di un case, di una scatoletta. Non è un modem, è un circuito di un giocattolo che è stato inserito all'interno di questa scatola, che era all'inizio era un modem, la Casio SK1. Come il grillo parlante ha qualsiasi tipo di suono standard, ma il bello del circuit bending, sì, di una classica pianola, infatti un suono di piano può diventare normale così, può diventare un suono totalmente diverso, un flauto normale può diventare un organo, per esempio. Chiaramente questi suoni non sono
non li trovi in tutte le tastiere tutte uguali. Ogni tastiera ha la sua modifica, ogni tastiera ha il suo suono particolare. Una delle particolarità del circuit bending è proprio la casualità. Suoni normali di un giocattolo, anche giocattoli come questo, che è uno dei più divertenti in assoluto. Un'altra particolarità è anche molto divertente, questi oggetti che sono stati montati sul giocattolo, che si chiamano body contacts. Praticamente sono dei contatti che toccati con le mani, con la propria pelle, creano lo stesso effetto di muovere la manopola. Veramente. Tocchi con le tue mani, puoi avere questi suoni. Direttamente in base a quanto la tua pelle tocca io sconsiglio vivamente il circuit bending in generale su giocattoli o strumentazione che siano alimentati direttamente dalla presa corrente, certo. Perché si rischia prendi da denti e non ti risolvi più. Il circuit bending è per tutti ed è di tutti, cioè nel senso che tutti possono. Beh, allora dai, smontiamo qua il grillo parlante. L'ho aperto per farti vedere proprio la bellezza che ti si para davanti appena apri un giocattolo in questione. Questo qua è il grillo parlante. Quanti grilli hai ucciso? Fino adesso forse 3-4, in genere, che poi sono stati realizzati principalmente per musicisti. Ma lo sai che c'è il MySpace degli adoratori del grillo parlante? Sì, lo sapevo.